lo slogan di tutti liberi, tutte libere, alcune decine di persone hanno manifestato nelle scorse ore a Firenze, in una blindata Piazza Unità d'Italia. Una piazza, proprio per questo abitabile la TV, se non volete vedere. Un presidio fisso, in solidarietà ai ragazzi arrestati di venerdì sera e alle perquisizioni nelle case di queste ore. Questi ragazzi sono stati presi a capro espiatorio, appunto abbiamo visto sia con le perquisizioni in casa di minorenni e così, che c'è un forte intento di criminalizzare. E Cosimo, organizzatore del presidio di oggi, parla di gestione sbagliata venerdì sera. Perché la questura ha pensato bene di impedirci di arrivare in piazza con dei cartelli che esprimevano contenuti sociali e così. Ci ha caricato per un paio di chilometri ininterrottamente. Quindi tu eri in piazza a venerdì? Ero in piazza, sì. Sono fiero, contento di esserci stato, perché finalmente si è visto qualcosa smuoversi a Firenze, nel bene e nel male. Cosimo, che non esclude altre manifestazioni simili. Prevedo che se il governo insiste a scaricare in basso sugli ultimi, le ultime, il peso di questa crisi, è molto probabile che succederà di nuovo. E ai nostri microfoni, non condanna chi ha tirato le Molotov. Io non ho interesse a condannare chi lancia le Molotov. Non mi sembra proprio interessante parlarne. Penso che da condannare sia chi con 30 anni di tagli alla sanità ha fatto oltre 40.000 morti in questo paese.